La Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, dal momento in cui è stata fondata, si è data degli statuti e uno dei suoi elementi primari è stato quello di costruire un patrimonio librario e metterlo a disposizione degli studiosi. Come ogni biblioteca a carattere scientifico, in questo senso, si è dotata sia di edizioni rare, manoscritti rari, ha un grandissimo tesoro anche di trattatistica musicale, quindi non solo partiture, spartiti originali e manoscritti, ma anche appunto sezione di teorici musicali, opere anche che arrivano fino ai nostri giorni, naturalmente anche a supporto di materiale didattico volendo, ma certamente ha anche tutte quelle collezioni che fanno parte degli assetti primari di una biblioteca, cioè per la letteratura secondaria, monografie, riviste specializzate di settore. Un ricercatore consapevole quindi può oggi oltretutto accedere dall'OPAC SBN, il Servizio Bibliotecario Nazionale, e troverà già direttamente questi UNICA. Quindi tranquillamente accederà al secondo piano della fondazione, dove peraltro c'è un bellissimo una location, diciamo, di grandissimo rispetto, e utilizzerà anche degli ampi tavoli per la consultazione, come avviene in ogni biblioteca. Il luogo è suggestivo e l'attrezzatura è di primo livello. Naturalmente la biblioteca della Fondazione, oltre a mantenere gli abbonamenti, come dicevamo, con tutte le riviste specializzate, mantiene la sua vocazione delle quelle che si chiamano tecnicamente le nuove accessioni, per cui non solo compra continuamente anche da antiquari pezzi rari, che è la sua vocazione, come dicevamo, ma continua a dotarsi di tutti gli apparati di eccellenza. In questo senso, tra le ricchissime, a volte anche donazioni, abbiamo dei fondi che vengono anche da collezioni private e anche rappresentano dei momenti di ricerca di alcuni personaggi, oppure possono ricostruire gli interessi personali dei donatori. Quindi siamo anche grati a coloro che ci hanno donato per questi patrimoni veramente rappresentativi e unici.